Salve a tutti, oggi faccio una recensione Linux Mint, ma prima di tutto voglio farvi vedere una cosa. Sapevate che tutti i più potenti supercomputer del mondo hanno il kernel Linux? Eccolo qua, questa è una notizia, da molto tempo ormai, da diversi anni. Sapevate che anche Linux è nello spazio, è su Marte, nella NASA, nei sommergibili nucleari, è in tutto. E nelle borse europee, in tutti i principali posti, anche nel CERN, in tutti i posti. Buona visione per Linux Mint. Vai con le. Ecco qua, ho fatto la presentazione. Adesso installiamo Linux Mint in macchina virtuale. Con configurazioni c'è la possibilità di installare Compiz Fusion anche in XFCE. Poi vi faccio vedere come si fa. Naturalmente è una macchina virtuale, non so se riesco a attivare Compiz o delle accelerazioni 3D. Uso Boxes, è molto leggero e ho visto che è superiore a VirtualBox, come questo qua. Boxes mi sembra migliore di VirtualBox, più leggero. Prima di tutto togliamo gli sfondi animati, in modo che, ecco qua, abbiamo più risorse possibili. Poi andiamo più, clicchiamo su più, crea una macchina virtuale, andiamo in fondo, l'ultima riga. Allora ce l'abbiamo qui nel desktop. Allora scrivania, eccolo qua. Scrivania sarebbe desktop, Linux Mint, ecco. Apri 2 GB di RAM, XFCE, vabbè, 21,5 GB per creare la macchina, vabbè, possiamo anche personalizzare, dare più RAM, più quando, però così va bene, lo fa tutto in automatico. Vedete come avete visto, adesso si sta avviando e questo qua lo possiamo anche chiudere, non serve. Facciamo enter, lo chiudiamo perché almeno diamo più risorse possibili alla macchina virtuale. Allora, mettiamo un attimo in pausa che la ci mette un po' più tempo del normale. Ecco il logo di Linux Mint, si sta avviando. Ci metterà un po' più un minuto, io cerco di abbreviare i tempi, dare più, sennò altrimenti durerebbe un'ora il video. Ecco, l'ha fatto subito, non c'era bisogno. Ecco qua. E qui bisogna mettere a posto la risoluzione dello schermo, così non va bene. Mettiamo a posto la risoluzione dello schermo, poi dovrebbe andare bene anche la macchina virtuale, è così purtroppo. In realtà non è, la risoluzione dello schermo deve vedere tutto a posto, anche il modello live. Adesso vi faccio vedere. Allora andiamo su display, sarebbe dove c'è il schermo, 60 Hz, va bene. Questo 1024x768, quindi non va bene. 1280, 1366, proviamo 1366, applica, mi sembra che va bene. Metto tutto a schermo. Sì, va bene, l'ho preso il primo colpo, più o meno. Ecco qua, abbiamo la risoluzione perfetta. Adesso io voglio fare una cosa nuova. Andiamo, apriamo lo store. Tra l'altro che deve fare le cache all'inizio, il primo scaricamento, metto in pausa. Ecco, fatto subito. Voglio fare registro schermo e rendere una macchina virtuale, usando quella fuori. Così possiamo fare meno passaggi apertura e chiusura come in questo caso, quando metto in pausa per accelerare. Allora, facciamo qui. Simple screen, ah, non ho letto, ah, devo cliccare, ecco, sì, simple screen record, simple screen record. Adesso sto trovando il software, ecco qua, simple screen record. Lo installiamo i modelli live. Poi naturalmente bisogna ristrallarlo quando ho installato il sistema. Installiamo, ecco qua il Simple Screen Record. Ecco qua. Lanciamolo, vediamo che succede. Eccolo qua. Abbiamo il registro schermo e rinnovando il registro schermo. Adesso prima di tutto lo configuriamo. Allora, pulse audio, no, alza. Siamo nella macchina virtuale, alza. Continua qua tutti i parametri, molti parametri nella macchina virtuale, no, guarda tutte le scritture, no, non funziona. Mettiamo, no, super fast, very fast, no 4K ma HD, ok.
che è troppo rallenta troppo. Sentiamo, pronto prova, vedi, ecco, posto, già è regolato, non sta a posto. Poi mettiamo in allora, poi quando metto mettiamo, ecco qua, ce l'abbiamo qua sotto, eccola qui. Adesso metto in pausa e faccio partire il programma di ristorazione. Abbiamo la resista schermo, naturalmente adesso devo togliere questa resista schermo, due resista schermi non va bene. Adesso metto salvo registrazione. Allora, sto registrando. Adesso siamo in modalità live, adesso installiamo Linux Mint. Facciamo tutto in diretta. Apriamo. Adesso in questo modo apriamo la resista schermo dentro senza. Posso fare pausa direttamente da qua. Mettiamo italiano, avanti. Tastiera italiana, ecco, digitale, se vi sono, corrisponde i tasti, metto di punti, di virgole, colore di tutto. Installa code multimediali, importante. Adesso in una macchina virtuale manco ci serveva, però se vuoi installare questi codi multimediali, se sono driver, tutto quanto, in pratica durante l'installazione automaticamente vedi il vostro PC, di driver che ha bisogno. Cancella il disco e installa Linux Mint. Andiamo avanti, poi tutto in facciamo tutto in automatica. Installa. Ok, non so come ho fatto a vedere un terawatt, era 20,5 GB, perché la macchina virtuale intanto fa qualche errore. Roma, avanti, mettiamo l'indirizzo, mettiamo le identità dei nostri dati, ok, ecco tutto qua. Adesso aspettiamo fino alla fine, ecco, intanto possiamo vedere tutto sotto quello che avviene. Aspettiamo fino alla fine, quando ci scappa dice riavviamo, riavvio, dopo riavviato io naturalmente metto il registro a schermo, aspetto il logo d'avvio, tanto l'avete visto nella macchina virtuale, senza che faccio vedere il logo d'avvio, e si riavvia, dovrebbe ricomparire la modalità dello schermo come adesso, come è configurato adesso. Poi devo ristrare, dovrei ristrare Simrisk Record, quindi riprendiamo il video appena installato, e ho installato Simrisk Record. Ci vediamo alla fine, appena installazione, sono le 21.33, vediamo quando ci mette. Ah, intanto possiamo vedere una cosa, guarda, vi faccio vedere dove si trova Linux Mint. Abbiamo il browser, quando potete vedere tutto quanto, mettiamo, ecco la pagina qui. Linux Mint, Duk Google, naturalmente dopo si può, ecco il sito principale, il sito ufficiale Linux Mint, naturalmente potete mettere in Int e Google, però Linux usa sempre Duk Go, un altro non usa Google, forse perché già più privacy, non so, come ho capito dovrebbe essere più privacy, Duk Go è un po' più è meglio, dovrebbe, è meglio per la privacy, però Google ha qualcosa in più. Ma andate qua, andate su impostazioni, adesso in inglese perché siamo in modalità live, andate su impostazioni e cambiate il motore di ricerca, non è che ci vuole tanto. Cliccate su Dovland, vedete qui c'è Dovland, e qua sotto vedete c'è, noi usiamo questa qui, quella più semplice di tutti, XFCE, poi c'è Mate un pochino meglio e Cinema la migliore. Uso questa qui perché in modo che sia una macchina virtuale, essendo leggera, non ho un PC, non è un PC prestante questo. E allora, quindi usiamo l'XFCE. Graficamente non è male, come vedete, è carina anche l'XFCE. Naturalmente la più bella è la Cinnamon. La Cinnamon e poi viene la Mate. E quello fa Cinnamon su un PC più moderno, insomma, basta avere 4 GB di RAM e un po' più risorse. Allora quello potete, se avete un PC non tanto vecchio, con un po' più risorse, installate il Cinnamon che è più, la più bella, la versione. Poi Mate è più personalizzabile, XFCE è pure personalizzabile, però la più leggera, un pochetto più, capito, anche su vecchi XP riesce a girare, come questo, basta un GB RAM, anche 512. Poi cliccate magari XFCE, quello che scegliete la versione, poi scegliete il server dove scaricare, Word, prendete uno dove volete, cliccate qui e poi scaricate, eccolo qua. Adesso vi faccio vedere, se dovete installarlo su tramite Windows, immagine ISO, una volta scaricato un'immagine ISO di Linux Mint, usate Rufus
Ecco, vedi? Ecco il sito ufficiale Rufus. Ecco come è fatto Rufus. Vediamo se possiamo mettere in italiano. Italiano. Eccoli, abbiamo messo pure l'italiano. Allora, guardate come è fatto. Qui vedete che è MBR. MBR fino a Windows 7. Se fate parte di Rufus da un PC che è da Windows 7, trovate questo come impostato così. Fino a Windows 7. E poi selezionate la ISO e cliccate avvia, fa tutto in automatico. Se avete Windows 8 in poi, qui trovate la scritta GPT, no MBR, perché riconosce che il PC è più moderno. Però una cosa, se voi fate un GPT, poi lo installate su un PC, un Windows 7, un Windows Vista più vecchio, allora non va bene, dovete mettere, cambiare qui, mettete in MBR, qui va, se rispondete mettete MBR, allora vi fa la configurazione in MBR. Automaticamente Rufus, dipende da dove volete installare questo sistema operativo Linux Mint. Se volete installare un PC nuovo mettete GPT, selezionate GPT. Se volete un PC vecchio MBR, da Windows 7 fino a Windows 7 MBR, da Windows 8 in poi, poi lo sapete che quel PC avete, è GPT. Ecco qua, poi sotto si scarica, qui sotto c'è il dollaro, c'è la versione normale e la versione portabile. Vi consiglio la portabile perché potete mettere anche su una penna USB, si chiama programma portabile. Ci sono tantissimi programmi portabili e si può usare anche altri sistemi operativi come Linux se portare anche portabili. E su Mac non lo so perché è tutto diverso. È simile a Linux ma è più diverso. Andiamo in pausa. Ah, poi una cosa, aspetta. Qua in fondo, quando accendete il PC, vecchi PC, io ho avuto tutti i vecchi PC fino a Windows 7, l'ho trovato, che gente che butta via perché non lo sa che Windows è che deve andare obsoleto, prende e butta via il PC anche se funzionante, quindi comprando uno dice questo è vecchio, non gira più, ma diciamo, anche un buon hardware, un processore ancora funzionante, lo butta via. Invece io li ricopro, guarda, questo PC e non ci gira Windows 10, non ce la fa, muore subito, eppure ci faccio tutto i lavori, che è più ottimizzato e non diventa obsoleto. Quindi Linux potete avere il PC, sfruttare il PC per tutta la vita che dura, non potete, no 5-6 anni e poi lo buttate via, invece no, qui anche 20 anni, non so, fino a tutta la vita. Qui sotto vi dicevo, appena accende il PC vi compare il logo e la marca del vostro PC. Qui in fondo, dove vedete il mouse che faccio, dove gira, ci sono delle scritte, se avete fatto caso c'è le scritte del BIOS e il bot avvio. Il bot d'avvio di solito è ESC o F8 o F10 o F12, più chiaro questi pulsanti qui, più o meno più chiaro ESC. Infatti un vicino mio, ho riparato il bot, ho fatto partire Linux Mint Modern Lab con ESC, era un HP. Ecco, dipende, non è tutto uguale, però avete un secondo, due tempi, dovete cliccare subito veloce quando compare la scritta lì, oppure potete fare lì prima. E poi non toccate il bot, se non sapete toccare il bot avvio non lo toccate, il BIOS dico. Quindi dovete fare, vedere il bot menu, vi compare il menu, c'è scritto DVD e la penna, che penna USB, la marca che è, la capite, lo scrive lì, e l'hard disk. Invece se dove c'è scritto BIOS, se non toccate, se non lo sapete non toccate, perché potete rovinare il bot d'avvio e poi dopo sono uguale se non sapete mettere a posto. Quindi invece il grappa meno, il menu d'avvio è semplice. Io ai primi tempi facevo un altro modo, siccome non sapevo queste cose, le ho imparate, io toglievo l'hard disk e quindi non c'era bisogno che cliccavo ESC F8, automaticamente partiva per forza la penna USB, non trovava niente, non trovava il sistema operativo, non lo trovava, lo trovava solo sulla penna USB e partiva la penna USB e poi mettevo l'hard disk su una porta USB esternamente con un adattatore e installavo in quella maniera. Poi ho scoperto queste altre cose, man mano con l'esperienza, è 4 anni che sono su Linux, ho scoperto come che è il BIOS, ho scoperto che è bot avvio, che ci sono anche i bot avvio premendo alcuni tasti, e ecco qua. Ci vediamo alla fine dell'installazione, già sta facendo, sta abbastanza avanti. Ecco qua, preso, sì. Ecco qua, continuo a provare o riavvia, adesso riavvio, però bisogna che spengo il registro schermo, ci ritroviamo. Dopo il riavvio che reinstallo di nuovo SimpliSky Record. Ho saputo che ho visto un video, qualcuno ha usato una combinazione di tasti che dentro il sistema c'è un registro schermo, adesso devo vedere come fa per la prossima volta.
perché è integrato nel sistema un registro schermo. Ho visto un video con qualcuno ha fatto una combinazione di tasti, adesso non so come funziona, adesso faccio così, mi scarico, poi un giorno farò in quella maniera lì, vedo come funziona, rivedo il video, ci sono delle combinazioni di tasti, ci sono delle funzioni anche Linux che non conosco, perché sono tantissime funzioni anche. E allora salviamo la registrazione e ci vediamo nel nuovo sistema di ecco, questo è quello vecchio, il modello là, vedo tutto in inglese, vedo anche non è in italiano, poi vi faccio vedere che vale, riavvio e se non è più modellare poi il sistema è installato in italiano. Ecco qua, siamo installato, il sistema è appena installato. Per configurare basta andare qui, vedete, cioè abbiamo il microfono e il volume, vede? Possiamo, lo vediamo anche sopra. E per configurare il microfono basta andare lì, non c'è bisogno di andare in impostazioni. Ecco qua, ecco, adesso l'abbiamo installato, è tutto bene in italiano, vedi? Questo sistema è appena installato. Adesso possiamo usare la macchina virtuale e sembra che funziona il registro schermo, ho visto, già ho fatto una prova, lo pezzetto che abbiamo rilasciato in modellare, quindi va benissimo anche macchina virtuale. Andiamo con schema di benvenuto, andiamo sui primi passi, impostiamo un colore magari, mettiamo un colore, ecco, sullo blu, mettiamo un colore blu, ecco vedete anche qui tutto blu, poi mettiamo da non scura, clicchiamo qua, da scura. No, qui c'è un istantaneo, basta che fate qui e fa l'istantaneo in un automatico. Adesso vi faccio vedere subito come funziona. Vi chiede a base, adesso non istantaneo non la faccio perché se è una macchina virtuale, dopo 20 GB si basta lo stesso. In pratica fanno tutto un sistema, vi salva tutto il sistema in caso che fate danni qualcosa, si chiama istantanea. E è facilissimo, tutto guidato, non c'è gestore di driver. Possiamo fare prova se nella macchina virtuale possiamo mettere alcuni driver specifici. Adesso non l'ho fatto su Peppermint, non mi è riuscito. Possiamo vedere Linux Mint se riesce a installare i driver aggiuntivi. Facciamo una prova. Poi intanto possiamo vedere qua giù gestore aggiornamenti, poi facciamo impostazione sistema, gestore periodo e firewall, non lasciamo perdere, siamo in macchina virtuale, non serve. Ecco qua, poi facciamo gli aggiornamenti. Oh, ehi là! Posso mettere qua Nvidia Server Org? Nvidia consigliato. E non può essere, non può essere, possiamo installare, estrarre Nvidia, apri modifiche. Adesso vi faccio vedere anche in macchina virtuale. Linux Mint è in grado anche in macchina virtuale installare drive Nvidia. Peppermint non ci è riuscito, solo in macchina reale. Adesso mettiamo in pausa, appena installato vi faccio vedere che ho installato il drive Nvidia. Comunque avete visto, adesso ci mette un po' di tempo perché deve tutto il pacchetto drive. Come si configura quando all'inizio c'è la schermata è benvenuto, quanto è facile usare Linux. Potete installare il drive Nvidia senza andare a cercare chissà dove. Questo Windows non già ha questa facilità d'uso. È più facile che Linux, adesso vi sto dimostrando a occhi aperti, Linux, vi consiglio. Primi principali Linux Mint, Ubuntu Mate, Zorin OS, queste sono tutte distribuzioni facilissime, tutto automatizzate, ma sono più facili, molto più facili di Windows. Ecco qua, mi suggerisce riavviare perché ho usato tutto il mio pacchetto di driver Nvidia. Ecco, l'unica cosa che quando dovete riavviare è quando installate i driver Nvidia, non è importante, però perché non ho riavviato vi compare l'icona qua sotto, adesso non c'è. Riavviamo il sistema, adesso un attimo allora chiudo. Salvo un attimo la registrazione, ecco qua, abbiamo riavviato, eccolo qui drive Nvidia, eccolo qui l'icona, vede? In impostazione Nvidia eccetera, abbiamo il driver Nvidia in macchina virtuale. Stiamo nei primi passi, abbiamo fatto gestore dei driver, gestore di aggiornamenti, l'ultima di tre cose non le vediamo per dire, voi usate di il firewall eccetera, il firewall più caro se avete più PC collegati insieme. Allora, poi fate tutte queste, seguite questi primi passi, guarda, con 5-6 cose è tutto semplice. Facciamo gestore aggiornamento, adesso aggiorniamo il sistema. Ok, chiudiamo quest'altra. Vuoi passare un mirror? Ah sì, adesso abbiamo la possibilità, adesso vi faccio vedere. Vedete, vi suggerisce, se vuoi passare un mirror locale, significa... Abbiamo la connessione internet, troviamo un posto dove possiamo avere la connessione internet più veloce possibile. Qui vedete, scegliamo la connessione, la velocità di internet più veloce possibile. E questo Windows non avete queste cose, loro hanno il loro mirror e non potete modificare i mirror. Noi qui possiamo modificare i mirror. E possiamo avere
e un order 3 scelto quello più veloce, vedete questo 1.3, 1.3. Possiamo fare anche qui, applica, basta così, potete trovare forse ancora più veloci. Poi qui stato sotto avete una connessione internet molto più veloce rispetto al normale, che ne trovando in un server più veloce quando dovete fare aggiornamenti e scaricare, quando scaricate pacchetti, quando scaricate da internet fate prima, no? Guardate, 2.7, adesso mi fermo qui, penso, ecco, basta così, francese, fermo qui, va ancora più avanti se vuole, applica, abbiamo applicato le modifiche, ok, configurazione, adesso fare le cache, vedete i dettagli, vedete tutti i dettagli, vedi il mirror, sta cercando tutti, abbiamo cambiato il mirror dove prende internet. Cerco, metto in base spesso perché in modo che sennò il video diventa lunghissimo. Ecco qua, abbiamo fatto, ho messo bene, sì. Bene. Ecco qui i nuovi mirror. E poi, abbiamo l'aggiornamento anche del gestore aggiornamenti, quindi aggiorniamo anche il gestore aggiornamenti. Questo perché la ISO. Stiamo aggiornando il software. Potete vedere quello che succede. Posso dovrebbe riavviare la sola, ecco, si riavvia. Si è riavviato perché abbiamo il nuovo software, nuovi aggiornamenti. Allora, 63 aggiornamenti selezionati, 131 BB. Perché molti aggiornamenti durante l'installazione abbiamo fatti. Nuovo kernel, quindi ci vorrebbe un pochettino di più. Password. E andiamo avanti. Ci vorrebbe un po' di più perché questo è un ISO di un annetto fa, l'ho scaricato, quindi è impossibile, non c'era un nuovo kernel. Adesso possiamo parte lo scaricamento dei pacchetti, possiamo vedere tutto quando quello che scarica, quando ha finito di scaricare e poi comincia a registrare. Lo metto in pausa intanto, vediamo quando ci mette. 22:17. Avete visto che un minuto poco più ha scaricato tutti i pacchetti. Adesso comincia l'installazione. Intanto possiamo fare alcune configurazioni del pannello. Allora, preferenze pannello, lo configuriamo intanto. Quando fa aggiornamento possiamo fare altre cose, no? Allora, lo sblocchiamo, lo mettiamo in alto, ecco, mettiamo su, poi lo riblocchiamo. Chiudiamo, adesso alcune cose aggiungiamo. Pannello, aggiungi elementi. Cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere... per fare un'istantanea sarebbe, eccolo qua, è sempre spreco, lasciamo che così non ci confondiamo. Menu applicazioni, aggiungi, sposta, lo mettiamo qua vicino a quest'altro, ecco, questo è un menu più semplice, guardate, eccolo, molto semplice. Questa è l'istantanea, l'icona è sempre uguale, questo è sempre spreco, questa è l'icona dell'istantanea. Poi possiamo mettere gli occhi, aggiungi, sposta, li mettiamo qua, due occhi dove hai il mouse gira, selettore di spazio di lavoro, poi basta così, chiudiamo, questo lo mettiamo più qua, ecco, tra lì, ecco, qui, questo tutti gli spazi di lavoro, vedi, spazio 1, spazio 3, 4, ecco qui dove stiamo nello spazio di lavoro 1. Rimetto in pausa, fra pochi minuti finisce, in 10 minuti si fa tutto l'aggiornamento, anche quel kernel. Anzi, configuriamo il desktop, allora, tanto possiamo fare anche altre cose. Non mi dico di fare questo, possiamo mettere delle icone, prima cominciamo con le icone. E mettiamo il cestino, basta solo il cestino, ecco, abbiamo questo cestino e la cartella 1. Mettiamo uno sfondo, possiamo mettere il primo, mettiamo questo. Questo sfondo, poi possiamo cambia sfondo in 5, 4, 3 minuti, ordine casuale. Poi naturalmente questi sono sfondi, vedi, questi qua giù più belli, qua sono tutti Linux Mint, dopo mi metto ogni tanto questi qui, quindi conviene scaricare un pacchetto di sfondi, si scarica da internet e poi usate quello, usando la cartella, è semplice, fa tutto in automatico lo stesso. Pausa. Ho avuto un'idea, guardate, siccome questa macchina virtuale riesce a leggere anche le USB, ho visto anche io invece su anche VirtualBox,
su Windows lo devo mettere in un'estensione pack, duramente devo mettere qualcosa tipo estensione. Volume montato, ecco, la vedete, la trovata, vedete? Andiamo su. Qui ho degli sfondi più carini. Facciamo copia la cartella home, su immagini, incolla. Ecco qua. Espelle, togliamo l'hard disk, la pennetta USB la spegniamo. Adesso possiamo mettere dei sfondi buchi più carini, avevo un pacchetto di sfondi lì dentro. Andiamo su di nuovo, impostazione scrivania, qui abbiamo quel che abbiamo, cambiamo, non è più quella cartella lì. Andiamo su immagini, ecco, lo clicchiamo, sfondi X, apri, era sfondi X si chiama, adesso li carica tutti, abbiamo tutto questo pacchetto di sfondi. Adesso abbiamo tutti gli sfondi più carini, naturalmente ci sono gli sfondi di Peppermint, l'ho messo qui, rimane come prima, ok, è a posto, abbiamo cambiato sfondo, abbiamo applicato tutto. Ci sono gli sfondi Peppermint e gli sfondi di Elementary West, sono carini. E ormai è quasi finito, guarda, è l'aggiornamento, passano almeno 10 minuti. Ecco, quindi già riavviare, ma non c'è importanza. Possiamo continuare lo stesso, ho fatto aggiornamento perché per il nuovo kernel ti consiglio di riavviare, ma funziona tutto quanto lo stesso uguale, anche in macchine virtuali. Adesso è meglio installare, qui non c'è Stage, ci sono un altro software per la pulizia, io invece voglio installare preferiti, eccolo. Stage, non so come si pronuncia, è un software molto, mi ci trovo bene, cioè non è multifunzione, ci sono tantissime cose che può fare. Eccolo qua. Lo installiamo. Eccolo qua. L'abbiamo trovato. Installa. Eccolo qui sotto, vede? L'avevo fatto vedere il video quando andavo sull'installazione Peppermint. Questo dopo c'è il pennello che è la cancellina, qui poi vi faccio vedere subito in azione questo programmino. Si fa una pulizia in una frazione di secondo. Ecco, esegui, l'abbiamo installato. Ecco qua. Qui puoi vedere la CPU, naturalmente siamo un single core perché l'altro core usa la macchina. Siamo un macchina virtuale, quindi risorse, abbiamo dimezzato le risorse rispetto al sistema principale. Vedete questi qua, guarda, quando 587 MB di aggiornamenti, tutto il resto aggiornamenti sono tutti i pacchetti vecchi che devono essere eliminati. Consiglio di fare una pulizia sempre dopo un aggiornamento, che sono tutti i pacchetti, ecco, avete visto in frazione di secondo. Poi guarda quando funziona già. Chiudiamo, pausa un attimo. Adesso scarichiamo la doc. Possiamo scaricare sia dallo store, dal terminale o dal gestore pacchetti. Adesso vi faccio vedere come si scarica da un terminale, come si installa un software da un terminale. Guardate, io mi ci diverto sempre. Sudo apt install cairo trattino doc. Ecco, chiedo la password. Ecco qua. Ecco, mi dice quando i pacchetti vanno installati. Sì. Ah. Ecco qua, abbiamo scaricato la doc. Dove la troviamo? Andiamo nel sistema. Eccolo qua. Un attimo, sistema. Aggiungi al pannello. Abbiamo aggiunto il pannello, sposta, lo mettiamo qua vicino agli occhi. Adesso configuriamo la doc. Ecco qua, qui abbiamo una doc semplice. Adesso l'abbiamo un pochino. Allora, cairo doc, configura,
Adesso mettiamo un bel tema. Con Peppermint abbiamo messo un macOS, oggi mettiamo qualche cos'altro. Possiamo mettere, vediamo un po', facciamo questo no, Neo no, Jinx. Questo pure è carino, eh. Possiamo mettere Jinx, questo qui. Elementari, questo qui, mettiamo uno qualcosa di diverso di solito, insomma questo, proviamo a mettere il ring, vediamo com'è il ring, carino, menu start, eccolo qua, non risorse, eccolo qua. È carino questo tema qui. Vabbè, sempre quello che cambiamo tema ogni tanto. Allora, mettiamo componenti aggiuntivi. Possiamo mettere la rete wireless. Poi possiamo mettere controllo il volume e controllo la luminosità. E poi possiamo fare il resto, basta così. Il pinguino. Mettiamo anche il pinguino. Poi con modalità avanzata possiamo. Il colore qua giù va benissimo. Il colore qua giù sta a rimbalzo? Sì. Ecco, vedi i driver Nvidia? I driver Nvidia oggi abbiamo accelerazione 3D anche nella macchina virtuale, incredibile, incredibile! Bellissimo, bellissimo. Linux Mint è meglio di Peppermint, riesce a mettere. Allora, mettiamo aspetto, stile, qui è personalizzato. Il colore e contorno lo facciamo blu. Seleziona, applica. Adesso qui, adesso vedete intorno un po' blu, ma il resto non lasciamo stare così, anche la dock, il colore questo qui è carino, lasciamo stare così, ma poi se chiudiamo, è bella questa dock, non è male, guarda che comunque l'animazione, anche così. Allora, poi una volta che scarica la dock dobbiamo scaricare Google Chrome. Come si scarica Google Chrome? Invece deve avere su Ubuntu Mate, naturalmente sta in automatico sulla schermata per il minuto, potete fare Linux Mint non l'ha messo, forse non è la versione nuova che metterà. Allora, leggiamo Google Chrome, perché nello storage dovrebbe esserci solo Chromium Browser, che è uguale, non cambia niente, solo perché Google Chrome è proprietario di Google, allora dobbiamo scaricarlo da internet oppure nei pacchetti Flap, che può essere che sta anche nello store, eh. Accetta, installa, riconosce automaticamente che pacchetto è. Faccio vedere come si installa. Apri o salva file? Noi apriamo direttamente. Guarda quanto è facile Linux. Più facile Windows. Windows ve lo salva e poi andate andare nel down a installarlo. Invece qui fa tutto automaticamente senza che voi andate nel down o niente. Fa tutto in automatico. Vede? Installa il pacchetto. Adesso. Questo pacchetto, stai vedendo il repository, naturalmente va un po' più rilento nella macchina virtuale, stiamo sfruttando il 50% delle risorse, 50% della macchina e 50% del PC. Ecco, installa il pacchetto, richiede installazione, se chiede un altro pacchetto, infatti adesso guardate, metta password, ora mi dice che ha bisogno di un altro pacchetto, qua sotto c'è scritto, ecco vedete, continua, ecco qua, potremo vedere i dettagli. Cerco di accelerare perché nel video diventa lunghissimo, metto in pausa. Ecco qua la strada, qui vedete, vado a vedere lo sfondo verde. Esca, chiudiamo. Adesso qua un attimo deve finire la configurazione. Google l'ha installato. Possiamo già avviarlo, eh. Possiamo cliccare qui. Ok. A posto, è chiuso, abbiamo chiuso sotto, sì. E queste cose, vedete come fa? Questa è la macchina virtuale, vedete come fa lo schermo? È normale. Non è pulito bene l'immagine. Possiamo mettere uno sfondo, avanti. No, grazie. E poi, ecco qua, abbiamo il Google Chrome pronto. Adesso installiamo le icone.
icone Oxygen. Questa icona mi piace parecchio, Ubuntu, che è una derivata. Dobbiamo trovarlo in internet, oppure ci sono i gestori dei pacchetti, bisogna trovarlo con Ubuntu Mate, si può fare. Ecco, installo con Oxygen e guardate quanto è facile. Ok, quando vedete quando è facile in internet trovare qualche cosa con Linux. Guarda, basta che digitate e avete le stringhe, copia, incolla. Tutti hanno paura, chissà quanto è difficile Linux, chissà quanto è difficile. Questa è la porta chiave, come ho visto Chrome, e dopo le annullo. Ecco, annullato, che vi chiede se vuoi mettere una chiave, la password, ma io non mi serve la password, apro Chrome e non mi serve. Ecco qua, copia. Ci penso gli altri a prepararvi tutto, basta digitare, cercate in internet, mi serve questo, e avete le stringhe pronte. Adesso chiudiamo il browser, abbiamo installato pure l'icone. Ecco qua, intanto questo ultimo possiamo mettere qua, possiamo mettere Google Chrome e internet. Google Chrome lo mettiamo qua, qui. Abbiamo installato anche l'icone. Andiamo su personalizza, chiamiamo personalizza, aspetto, ecco, no aspetto, personalizza, già capisce, sembra che ha l'intelligenza artificiale. Il tema viene questo, vedete, stile qui. Noi cambiamo l'icone, mettiamo Oxygen MM, eccolo qua, Oxygen. Ecco, abbiamo cambiato l'icone, questo mi piace, guardate quante carine, queste sono le mie preferite. Poi abbiamo i caratteri, possiamo cambiare le caratteri, altre cose lasciamo stare così com'è. Una volta installato tutto quanto, adesso proviamo a installare Combits. Impostazioni desktop. Aspetta, prima di impostazioni desktop, andiamo su gestore pacchetti. Gestore pacchetti, un paio di plugin installiamo. Ecco qua, cerca Compiz. Compiz è già installato Linux Mint anche in XFCE, però bisogna attivarlo e ci aggiungo altri plugin. Vi faccio vedere quali plugin plugin extra. Su XFCE abbiamo bisogno di altri due plugin. Il plugin extra è una cosa in più per le animazioni. Guarda quante cose posso, quanti plugin c'è per le comps. Emerald Theme da installare, seleziona, e Fugio Icon. In questo modo possiamo personalizzare le finestre, perché le finestre non possiamo personalizzarle usando applica. Cambiando Windows Manager, il tema non è di default, non è buono per le personalizzazioni delle finestre. Dobbiamo mettere Fugio Icon e merda, perché cambiamo in Windows Manager. Cambiando Windows Manager non è compatibile questo tema. Questo tema qui, capito? Ecco, questo tema che abbiamo installato, che abbiamo messo. In pratica troveremo, vi faccio vedere subito, appena finito. Ecco qua, abbiamo installato anche i plugin aggiuntivi. Chiamiamo gestore pacchetti. Questo si installa sul gestore pacchetti, non, nello store non lo so se bisogna, non l'ho provato mai. Gestore pacchetti, ecco, sono i pezzi aggiuntivi. Adesso andiamo su impostazioni desktop. Impostazioni desktop, ecco. Impostazioni desktop. Vedi? Gestore delle finestre, cambiamo gestore delle finestre. Abbiamo Compiz e qui guarda quanti gestori abbiamo di finestre da cambiare, possiamo cambiare. Questo è particolare, questo è quello che mi piace di più tutti. Adesso attiviamo. Configura Compiz, clicchiamo qui. Aspetta, facciamo finire tutto. Ecco, vedete? Sopra la finestra diventa tutta bianca, non è più il tema di prima. Io apro questa finestra qua. Guardate. Ecco. Poi sopra non mi corrisponde più, vedete, devo chiudere in questo modo. Chiudi. Adesso vi faccio vedere configura Compiz.
Ok, andiamo in fondo, gestore finestre, selettore di dimensione finestre, posizione finestre, qui andiamo qui, posizione finestre, intelligente, no, lo mettiamo centrato, lo possiamo centrato in modo che le finestre vanno al centro. Allora, chiudiamo un attimo, adesso va al centro, guardate. Ecco, vede, adesso abbiamo le finestre al centro, abbiamo centrato, sino dava fastidio questa barra sopra. Bisogna fare riconfigurazione dei compiti, è una cosa un po' più particolare. Ecco, una volta attivato questo Windows Manager un po' particolare, dovete fare queste configurazioni, ma l'utente alle prime armi no, questo è un utente dopo che qualche mese di esperienza di Linux. Allora, poi faremo tutte queste altre cose. Poi attiviamo le finestre del gelatinose, avete visto? Abbiamo attivate. Poi possiamo attivare il negativo. Io metto questi pulsanti che sono più a portata di mano. Ok, CTRL K, CTRL M. Vedi, CTRL K, no, CTRL N, vedi, e CTRL M. CTRL M è tutto quanto. Poi andiamo indietro, il mouse, show mouse. Mettiamo sub, io metto sempre CTRL, CTRL K. Abilitiamo e mettiamo un attimo la spunta qui per vedere come si può fare. Così possiamo configurare meglio. Dovrebbe essere questo. Ecco, mettiamo a 0, mettiamo 2, 3. Ecco qua. Qui sotto lo dimensioniamo, portiamo a 60. Poi vedete voi quando volete grande. Configuriamo 60. Poi andiamo a particelle opzioni. Facciamo tutte colorate. Ecco qua. Ok, togliamo la spunta. Togliamo la spunta e ripremiamo CTRL K, ecco, l'abbiamo fermato. Abbiamo configurato anche le show mouse. Poi queste altre cose non tocco niente. Expo, scriviamo Expo, mettiamo ok, vediamo se il contrasto, no, CTRL A, up. Poi possiamo mettere, guarda, lo schermo, mettiamo questo qua, ok, eccolo qua, vede, adesso abbiamo applicato Expo. Il comportamento zoom, mettiamo fate zoom, aspetto, qui c'è scritto niente, non mettiamo curvo, eccola, vede, ecco Expo, abbiamo configurato. Ora, una volta configurato Expo, desktop cubico, stop cubico, va bene, andiamo su aspetto, volta del cielo, questa spunta che non la mettiamo più perché una volta mi sono sbagliato. Andiamo qui dove c'è la cartella, vostra cartella, andiamo su immagini, sfondi X, troviamo, possiamo mettere anche questo, allora, mettiamo questo, apri, abilita i peg, ecco, abbiamo messo lo sfondo e abbiamo messo lo sfondo, adesso mettiamo il fotocubo, è abilitato, dovrebbe essere funzionare. Ecco, vedete, sotto c'è lo sfondo, vedete? Aspetta, nulla, un attimo. Ma CTRL L, ecco, così, ecco. Pensavo che lo potevo fare anche col mouse. Allora, poi 3D Windows, adesso facciamo 3D. Adesso è 3D, vedete? Adesso modifichiamolo in 3D. Qua mettiamo 60 pure. O 30, ho tutto 230, mi pare, mi sbaglio, stavo 30, tagli la profondità del tre dimensioni, ecco, più piccoletto il cubo, adesso abbiamo fatto più piccoletto, si configura le dimensioni. Poi deformazione, clicchiamo, mettiamo a deformazione, cilindro, sfera o niente, sfera, mettiamo a sfera. Mamma mia, la macchina virtuale fa una sfera un po' strana, forse è meglio cubo e non viene, è normale, eh? Mettiamo niente e non possiamo mettere, ecco, lasciamo così che è meglio. Allora, non possiamo essere perfetti. Poi semplice animazioni, ecco il plugin add-on, vedi, add-on, per avere più animazioni, più
animazioni. Andiamo qui sulla cartella animazioni, guarda quante animazioni ho. Adesso abbiamo di prima animazione di apertura della finestra, c'è guide 2, noi mettiamo burn, fuoco, e qui diamo 400 avanti, qui sotto lo stesso, modifica, burn che si vede bene, metto più durata 400, che si vede in base, che si vede proprio il fuoco, modifica, no, elimina, mi sbaglio a cliccare elimina, burn sempre 400, ok. Chiusura animazione, mettiamo lampada magica, guide 2, mettiamo lampada magica che ondeggia 400. Adesso, vedete, adesso quando apro la finestra brucia, vedete? Quando la chiudo è lampada magica, storta, vedete, fa tutto, diciamo, modifica, burn 400. Come vedete anche su XFCE riusciamo a mettere i combits come su Mate. Però bisogna fare qualche modifica in più, Emerald Theme e Fuji Icon. Ok, minimizza, abbiamo zoom, minimizza, mettiamo, cambiamo, modifica, mettiamo lampada magica e diamo un valore più alto, 420, ecco, 400, chiudi. Adesso faccio vedere come si minimizza la finestra. Come minimizzo fa lampada magica, vedete? Ecco, vedete? Chiudiamo, torniamo indietro, abbiamo personalizzato qua, finestre sfocate, tante animazioni dopo effetto acqua, cubo, non ce le mettiamo, possiamo mettere questo, noi non possiamo mettere tanto perché dopo una macchina virtuale possiamo andare in crash dopo. Ctrl K, abilitare, Ctrl e K, no, Ctrl W, ho sbagliato, Ctrl W, ecco questo effetto qui, abbiamo messo anche questo. E poi mettiamo un altro, poi basta, animazioni, splash, tutte quelle cose non le mettiamo, mettiamo solo l'ultima qua, show, scala finestra, quello che ho fatto vedere non ci serve, quello che fa la scaffale, piccoletta a grande. Allora qui mettiamo, vabbè, possiamo stare anche così, passiamo qua nessuno, lo mettiamo questo qua, ok, abilitiamo, apriamo un'altra finestra, faccio vedere, vediamo se funziona, ecco, sarebbe questo effetto qui, vedete? Basta così, abbiamo messo Combits Fusion, abbiamo il rotro cubo perché dopo vedete qua ho configurato, apposta, chiudiamo, ecco, abbiamo messo Combi Fusion, però il Fusion Icon come facciamo? Siamo qua, vedi, la finestra non mi piace bianco, devo io colorare, andiamo su Fusion Icon, lo attiviamo, abbiamo attivato Fusion Icon, ecco, vedete, abbiamo attivato Fusion Icon, ecco, un attimo che se vespiamo non rompe niente nella macchina virtuale, ecco qua. Ah già, vede, non è più bianco e rosso, vede? E se lo personalizziamo, Emerald Theme, ecco, basta che scrivo due lettere e lo trovo subito. Qui, ecco, possiamo personalizzare adesso. Dovrebbe avviare. Eccolo qua. Rosso non mi piace, mettiamo, ecco, vedete tutti i bordi, possiamo scegliere quali bordi mettere, anche qua vedi i pulsanti, possiamo mettere
proviamo un attimo. Ne abbiamo tantissimi. Mettiamo questo qua, vediamo che succede. Questo, eccolo qua. Abbiamo stile Mac, vedete? Però adesso lo personalizziamo. Andiamo qua. Modifica. Impostazione merda. Com'era? Ah, ecco, abbiamo Pixmax, possiamo mettere True Class, questo qui, vediamo se è meglio. Ecco, più carino già, vedete, un po' trasparente. Poi qua possiamo dare più opacità, meno opacità, vedete qua, possiamo modificare come vogliamo, vedete. E tutte, adesso mi fermo qui, se no andrebbe a lungo, le personalizzazioni sono all'infinito. Adesso la finestra, poi abbiamo la tendina, qua vedete. Minimizza, missimizza, eccetera eccetera. Chiudi, chiudiamo qua l'impostazione, basta così. Adesso solo per dare una guardata, già il tema è molto più carino, vediamo, mostro la finestra, possiamo scegliere i colori e poi possiamo mettere come vogliamo. Ecco qua, abbiamo messo pure i compiti in XFC. Ecco, se il video vi è piaciuto mettete un like e ci vediamo al prossimo episodio. Ecco come si configura Linux Mint. XFC è una versione leggera e guarda quanto è bello questo sistema operativo, mostrando che è una versione più leggera, e Cinnamon è la migliore, la più bella. Andate, guardate quanto è bella anche questa versione qui. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, grazie a tutti, ci vediamo presto. Ci vediamo. Ah, un'ultima cosa prima di salutarvi, vi faccio vedere tutte le applicazioni che abbiamo su Linux Mint già configurato. Guardate, questi sono i preferiti, usate recenti, tutte le applicazioni in ordine alfabetico come su Windows. Su Linux ci sono molte più applicazioni, è più completo. Guardate, questi sono tutti accessori. Io ho solo qualche plugin e qualche software, 3-4 software, ma manco. Vedete, questi sono tutti i gestori dei processi, dei dischi, come stage, visualizzatore delle immagini. Per la grafica abbiamo Pix. Possiamo scaricare altre cose. Queste sono tutte le impostazioni. Guardate, molte impostazioni. Internet, ho installato Google Chrome, questo è tutto installato. Ah, questa è anche l'applicazione web. Io lo facevo con Google Chrome sul Ubuntu Mint. Questo si può fare addirittura, metti il link, copia e incolla il link in questo software e vi crea un'applicazione web come Chrome e i Chromebook, simile ai Chromebook. Multimedia abbiamo. Ho installato Simplesque Regular, il resto c'era tutto, c'era Load, Unbrake, vedete? Sistema, questo CaroDoc ho installato io, c'era tutto. Per Ufficio abbiamo tutta la suite Office. Ecco qua, vi ho fatto vedere un attimo velocemente tutti i software c'era, che sennò il video sarebbe molto lungo. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo episodio. Linux Mint, Zorin OS, Ubuntu Mint, tantissime distribuzioni, è già completo, è completissimo già di software. Ci vediamo al prossimo episodio. We'll be right back.